Scendono in campo le squadre tra Alma Juventus Fano in maglia granata e Folgore Veregra in maglia grigia con inserti bianco e blu. Tanto il tocco di De Iori a Borrelli, che va via Borrelli, mette nel mezzo Borrelli, attenzione c'è Gucci, ed è il gol! Nicolò Gucci! C'è intanto Dani Verruschi con il sinistro che proverà a mettere nel mezzo, c'è Marianeschi al limite, il provo verso Sivilla, attenzione Sivilla, c'è attenzione Sivilla, il gol, la posizione regolare, Alma, ancora gol, Andrea Sivilla. Borrelli intanto a Gucci, la palla è buona, Gucci, ancora Gucci, il tiro, la palla è fuori, sembrava che punta l'avversario, Andrea Sivilla, c'è Sivilla, il tiro di Sivilla, la palla contratta in corner, Gucci intanto verso Marianeschi, vediamo Marianeschi che va giù, calcio di rigore, parte il bomber di Guglionesi, il tiro e il gol, Andrea Sivilla, parte Mannoni, c'è il calcio di rigore, vediamo il calcio di rigore per il Mani di Lunardini, parte Pedalino, il tiro di Pedalino, il tiro, para Marcantonini, Sbarbati entra in area, la conclusione, la parata di Marcantonini che ci mette i guantoni, alto intervento. E se batte il campo basso, c'è Ambrosini, attenzione, c'è Borrelli che sbaglia il quarto gol. Fanno che torna quindi immediatamente al secondo posto, il direttore di gara dice che può passare così, finisce così, l'Alma batte la Folgore Veregra 3-0, tutto nel primo tempo.